un tuo amico, tuo cugino, magari il vicino al bar mentre prendevi il caffè parlava delle auto a chilometro zero, che non sono le auto che producono qua vicino, ma piuttosto sono auto che il concessionario ha già in casa e che ha tutto l'interesse a dare via nel più breve tempo possibile. Vediamo che cosa sono e quando sono convenienti le chilometro zero. Quindi, come detto, l'auto è già proprietà del concessionario, è stata immatricolata e giace nel piazzale delle concessionarie. Ha percorso pochissimi chilometri ed è per questo che si chiamano chilometro zero. Anche se legalmente le auto a chilometro zero non esistono, sono semplicemente auto usate con pochissimi chilometri. Questo ovviamente permette di avere la garanzia che le auto sono perfette dal punto di vista meccanico, anche se averle tenute all'aperto per tanto tempo, magari tanti mesi, sotto la pioggia, neve o sole, potrebbe anche avere dato qualche problema alla carrozzeria. Ma per arrivare alla domanda vera e propria se convengono le chilometro zero, bisogna chiedersi prima perché esistono le chilometro zero. L'industria automobilistica funziona principalmente sulla base di obiettivi e, come tutte le aziende, l'importante è mantenere costante il flusso, quindi i fornitori portano i pezzi, producono le auto e queste vengono trasportate al cliente finale. Il concessionario è incentivato ad immatricolare più auto possibili, ma se non riesce a vendere tutte su ordinazione diretta, allora le immatricola, le mette nei piazzali e aspetta di poterle dare ai clienti finali. Queste auto immatricolate permettono quindi di raggiungere i target fissati dalle case, che ovviamente stiamo parlando di un'altra cosa rispetto alle auto in pronta consegna, che non sono immatricolate. Quelle a chilometro zero invece sono già immatricolate, quindi formalmente vendute, e permettono al concessionario di raggiungere i bonus fissati in denaro. Il vantaggio principale delle chilometro zero è sicuramente il prezzo, che è inferiore rispetto al listino del 20-25%, ma può essere anche superiore. E poi comunque le auto chilometro zero sono in pronta consegna, quindi non dovete aspettare quei tempi biblici che ci sarebbero invece in caso di ordine diretto. Invece gli svantaggi nel comprare un'auto a chilometro zero sono diversi, nel senso che non si può usufruire delle offerte che le case madri dedicano ai modelli nuovi o comunque da immatricolare, e bisogna fare affidamento a finanziarie esterne oppure fare affidamento a quelle proposte dal concessionario. E poi ovviamente le chilometro zero, in quanto auto in pronta consegna, non si possono personalizzare. Un'altra cosa, essendo auto usate, c'è da pagare il passaggio di proprietà, che specialmente sulle auto più potenti non è affatto una spesa bassa. Per quel che riguarda la garanzia, le auto vendute in Unione Europea godono di almeno 24 mesi di garanzia da parte del produttore dal momento dell'immatricolazione, ma alcune case offrono una garanzia più estesa, come ad esempio Kia arriva fino a 7 anni oppure Hyundai che arriva fino a 5. Ma per quel che riguarda la garanzia bisogna fare attenzione ad un altro aspetto, sia il chilometraggio. Quindi se un'automobile ha 5 anni chilometri limitati, la garanzia della casa madre dura fino a 5 anni. Se invece sono 5 anni o, ipotizzo, 100.000 km, allora fino al momento in cui si raggiungono i 100.000 km l'automobile è coperta. Se però questo chilometraggio si raggiunge nel tempo inferiore ai 5 anni, allora in quel caso la garanzia scade prima. Tutto chiaro, quindi ora avete le armi giuste per capire quando una chilometro zero è o no un affare. Mi raccomando, se avete dubbi o curiosità fateci sapere nei commenti e raccontateci la vostra e iscrivetevi su DriveK.